Io sono Fausto Giulivi, presidente della società dei servizi della CISL Umbria. Facciamo i servizi tradizionali che fanno i CAF, nel senso successioni, colf badante, 730, unico, ICI, IMU, eccetera. Diciamo che viviamo in un periodo abbastanza difficile perché già dal 2015 ci sono state trasformazioni enormi rispetto ai 730 e quindi anche alla fruibilità del servizio. Diciamo che per ovviare a questa difficoltà, noi sappiamo che il governo Renzi su questo non è morbido, nel senso che comunque taglia comunque risorse importanti ai servizi in questo periodo, il nostro compito è quello di progettare un piano di sviluppo per il futuro per ovviare a questa difficoltà. Innanzitutto dovremmo ampliare la gamma dei servizi, credo, quindi renderli fruibili nella maggior parte possibile, creare anche degli operatori più polivalenti che comunque diano risposte di tutti i nostri servizi nell'ambito territoriale della regione, in questo caso nostra, ma credo complessivamente, perché di fatto noi oggi non riusciamo a dare una gamma completa dei servizi in tutti i posti e in tutte le sedi che la CISL ha nel proprio territorio. Questo potremmo farlo soltanto formando gli operatori a fare un servizio polivalente, nel senso che sappiano dare un servizio di risposta su più versanti, non solo 730, ma anche colf badante, successioni, eccetera, eccetera. Quindi per ovviare anche la difficoltà che un utente quando viene da noi trova una gamma più completa e anche più allargata dei servizi del futuro. Cioè, quindi credo che su questo dovremmo lavorare per metterci in questo tipo di operatività. Oggi l'utente è sempre un utente anche più, diciamo, sofisticato, nel senso che quando viene da noi pretende che un servizio sia completo, quindi per tutti i suoi bisogni che ha nel suo insieme, non solo un servizio fiscale del 730 tradizionale, ma anche avere una risposta su quello che può essere rispetto ai contratti che possiamo fare rispetto alle colf badanti, alla successione, agli stessi contratti di locazione, che credo sia una gamma anche nuova che il CAF sta cercando di sviluppare in questo periodo. E quindi questo credo che le cose che dobbiamo produrre, visto e considerato che comunque il 730 sarà sempre minore come entità, quindi andrà scemando rispetto a quella che era la situazione tradizionale, quindi credo che per adeguare la struttura dei servizi dobbiamo appunto fornire una gamma che sia maggiormente più larga rispetto a questo. Credo che il CAF abbia le potenzialità per farlo, perché comunque è anche un valore aggiunto, una ricchezza all'interno dell'organizzazione, perché comunque c'ha anche delle banche dati conoscitive molto importanti e quindi può essere d'aiuto anche all'insieme della CISL. Gli iscritti i servizi li fanno anche nei momenti di difficoltà, è chiaro che poi hanno dei tempi abbastanza, no, stretti rispetto alle problematiche, sapendo che facendo un corpo unico con l'organizzazione riusciamo ad attrarre molti più utenti, perché la nostra difficoltà è quella che noi purtroppo serviamo oltre il 60% del mercato di gente che non è iscritta a sindacato, e quindi fare anche una grande opera all'interno nostro per recuperare questa utenza che va al di fuori e non si serve dei nostri.